Queste sono le immagini del bombardamento del centro di detenzione di Tajura, ad est di Tripoli, avvenuto il 3 luglio 2019. Sono morti 40 migranti che al momento del raid erano rinchiusi in quel centro insieme ad altri 600 uomini, donne e bambini. Quando c'è stato quell'attacco aereo nel centro di detenzione, una grossa scheggia è schizzata via dall'esplosione e si è schiantata sul tetto di una cella delle donne. Il giorno dopo ero in quel centro di detenzione con il nostro team specializzato in salute mentale. Le donne non riuscivano neanche a parlare, gridavano e basta. E quali erano le condizioni del centro? Le stesse condizioni che vediamo in tutti i centri di detenzione libici. Spazi angusti dove dormire, servizi igienici insufficienti, mancanza di ventilazione e di accesso all'esterno, persone stipate in celle buie per la maggior parte della loro vita. Le condizioni alimentari sono diventate sempre più precarie, le persone erano molto deboli, non avevano nemmeno la forza di muoversi, molti di loro erano seriamente malati. We haven't get any food, water. Electricity. 6 days almost. We haven't get any aid. And how are the conditions of the center? 20 people are died by different causes. Most of them are died by TV, because there is no medical treatment. We are beaten by the police. We are suffering. We are the victims. La voce che avete appena ascoltato appartiene ad un giovane eritreo attualmente detenuto in un centro libico. Mentre era rinchiuso in quella terribile prigione, è riuscito a chiamarci di nascosto e a mandarci foto e video che documentano le torture subite da lui e dai suoi amici. Queste sono le scene di una rivolta. Ci sono decine di malati gravi che non vengono curati dai gestori del centro e centinaia di persone stipate in condizioni drammatiche. Dopo 5 giorni senza bere, gli è concesso un solo sorso d'acqua, tutti dallo stesso bicchiere. Per migliorare le condizioni di vita nei centri di detenzione libici, il governo Gentiloni ha deliberato alla fine del 2017 una serie di iniziative di emergenza e interventi umanitari in 8 di questi centri. Attraverso l'Agenzia Italiana per la Cooperazione e lo Sviluppo di Tunisi, il nostro Ministero degli Esteri ha emesso bandi per 6 milioni di euro che sono stati assegnati a 10 organizzazioni non governative che fanno attività all'interno dei centri, ristrutturazioni, assistenza medica, consegna di kit sanitari e materiale per i migranti, vestiti, coperte, materassi. Ci sono perfino delle organizzazioni che sono state regolarmente viste da rifugiati detenuti che hanno portato camion di coperte, kit e sono stati consegnati alla polizia che poi li ha portati nei loro magazzini, li rivende al pubblico. Cioè non vengono consegnati ai rifugiati e sono kit comprati con i finanziamenti del governo italiano. E quindi abbiamo, ma innumerevoli testimonianze di rifugiati che raccontano come la polizia entri, faccia qualche foto con magari 10 kit, poi magari ne lasciano 5 a qualche donna o li riprendono proprio tutti, soprattutto nelle sezioni dei maschi, degli uomini, dei ragazzini. Non viene ricevuto nulla. Lei ha contatti nei centri di Tareq al-Sikka, Tajura, Zawiya. Sono i centri finanziati anche dal governo italiano attraverso altre associazioni ONG. E sono alcuni dei più disumani, dove sono state documentate torture, crimini di guerra. A Tareq al-Sikka anche lì finanziato dall'Italia. Le organizzazioni internazionali, quindi Amnesty International, Medici Senza Frontiere, l'ACNUR e l'IOM, l'Organizzazione Mondiale delle Migrazioni, hanno denunciato pubblicamente a febbraio 2019 come il 26 febbraio la polizia sia entrata, 100 ufficiali armati di sbarre di ferro abbiano massacrato di botte i rifugiati, in gran parte eritrei. I due giovanissimi eritrei con cui sto parlando via Skype sono riusciti a fuggire in Tunisia e possono finalmente raccontare le torture e le sofferenze che hanno subito durante la loro detenzione nei centri libici. Ne hanno girati ben 4, Sabrata, Gharyan, Tareq al-Sikka e Tareq al-Matar,
tutti i centri in cui arrivano i fondi del nostro Ministero degli Esteri. La polizia ci picchiava tutti i giorni, giorno e notte. Non ci davano cibo né acqua. Avevano le pistole e hanno sparato davanti a noi e ucciso persone. E molti di noi sono morti davanti ai nostri occhi per le malattie. La verità è che la Libia è un inferno. È la fine della vita. Se dopo la mia morte andrò all'inferno, so per certo che non sarà peggio della Libia. Quando sei stato in questi centri di detenzione libici, hai incontrato qualche organizzazione internazionale o ONG italiana? Ricordo che una volta ci hanno portato fuori, tutti noi migranti, e ci hanno detto che avevano consegnato alcune coperte e materassi. Ma erano solo per 150 persone, e agli altri è stato detto di rientrare senza niente. Ma anche quelli che avevano ricevuto le coperte, i kit sanitari e i materassi, se li sono visti togliere dalla polizia. Prima li hanno consegnati e poi se li sono ripresi quando le organizzazioni se ne sono andate? Sì, la polizia si è ripresa indietro tutto. Queste ONG italiane vanno nei centri di detenzione per controllare come vengono distribuiti i kit oppure no. Fino a che punto si tratta di migliorare le condizioni e fino a che punto invece stiamo avvantaggiando gli stessi gestori del centro, che ad un certo punto potrebbero avere anche una buona struttura dove poi commettere pesantissimi atti contrari alla dignità e alla vita delle persone al loro interno. Come fanno le organizzazioni non governative italiane che ricevono i finanziamenti per lavorare nei centri di detenzione a portare gli aiuti e a controllare se davvero sono i migranti a beneficiarne? Sono andata a chiederlo agli operatori di Help Code, un'organizzazione non governativa di Genova che ha vinto alcuni dei bandi del Ministero degli Esteri per un totale di 1 milione di euro. Noi monitoriamo che in quel giorno, a quell'ora, sia effettuata l'attività, quanto dura l'attività, quali sono gli articoli che vengono distribuiti nelle mani delle persone. Abbiamo lo staff di Help Code e dei ragazzi locali che lavorano con noi e che noi monitoriamo in remoto. Perché abbiamo raccolto testimonianze che invece vengono consegnati kit, vengono consegnati materiali, fatte due foto e poi ritirati, e che quindi poi di fatto i migranti all'interno di quei centri non ne possono beneficiare. È evidente che noi non siamo H24 all'interno dei centri, quindi non possiamo essere responsabili di tutto quello che avviene all'interno dei centri. La maggior parte degli interventi nei centri di detenzione Help Code li ha fatti subappaltando il lavoro ad una ONG libica, la Staco, come mi racconta da Tripoli il direttore Salem Al-Ghamoudi. In collaborazione con l'organizzazione italiana Help Code abbiamo fatto la manutenzione dei centri di detenzione e abbiamo dato aiuti e beni ai migranti. Siamo noi che facciamo la distribuzione di aiuti e siamo noi che facciamo la manutenzione dei centri d'accoglienza tramite il nostro ufficio di pianificazione e controllo. Quindi lo fanno i libici, non lo fa la ONG italiana, lo fa la ONG libica, la Staco. Ci siamo noi sul campo. Quelli di Help Code sono venuti due volte e hanno assistito alla distribuzione di aiuti. E qualche volta è venuto anche l'ambasciatore italiano in Libia. Se la situazione nei centri è così critica, c'è la possibilità che dopo che voi avete consegnato questi materiali, i kit, i vestiti, vengano tolti ai migranti, presi dalle guardie, rivenduti? La verità è che questi abusi esistono e mi assumo la responsabilità di denunciarli. L'Italia e la comunità europea spendono tanti soldi in Libia per risolvere il problema dell'immigrazione clandestina, ma il risultato non si vede per colpa della corruzione. Noi riscontriamo un fallimento del governo italiano nella gestione della situazione umanitaria in Libia, perché il vostro governo si occupa della sicurezza e dei rapporti politici, ma ha dimenticato i diritti umani, che sono la cosa più importante. Secondo lei i soldi del governo italiano che vengono spesi per i centri di detenzione libici sono ben spesi? L'Unione Europea ha incaricato delle organizzazioni neutrali e delle società di valutazione di fare un monitoraggio, mentre non ho mai sentito che il governo italiano abbia contattato qualcuno per controllare come vengono spesi i soldi stanziati per gli aiuti in Libia. Noi non sappiamo esattamente dove vanno a finire tutti quei fondi. Le condizioni nei centri, se possibile, sono anche peggiorate rispetto a qualche anno fa.
Sono almeno 5.000 le persone che sono nei centri di detenzione di cui noi da mesi chiediamo la chiusura. E la situazione dei diritti umani all'interno di questi centri è drammatica. È difficile averne viste di peggiori in altri luoghi terribili del mondo. Sono definiti campi di concentramento, sono luoghi in cui la persona è totalmente annullata. L'Agenzia delle Nazioni Unite che si occupa dei rifugiati ha libero accesso a questi centri? Non abbiamo accesso libero. Questo accesso non libero è tale anche per tutte quelle ONG, organizzazioni, in realtà che lavorano all'interno dei centri. Rischio di furti, rischio di malgestione di denaro. Noi su questo siamo estremamente attenti. Con tutto quello che abbiamo ascoltato sulla situazione dei centri di detenzione in Libia, come mai il governo italiano ha deciso di finanziarli? È successo alla fine del 2017, quando l'allora viceministro degli esteri Mario Giro ha firmato queste delibere che bandivano le gare di appalto per un totale di 6 milioni di euro. Una decisione arrivata subito dopo la firma degli accordi Italia-Libia. Il contesto è quello di smettere di cercare di portare la pace in Libia politicamente. Secondo me questo è stato un errore capitale, affidarsi a chi c'era, quindi sostanzialmente ai consigli rivoluzionari e alle milizie, e in qualche modo lasciare tutti là dentro, purché se ritengano, chiudendo un po' gli occhi. Io feci una battaglia perché non si facesse, perché il governo non prendesse quella decisione. Quindi gli accordi con la Libia del Ministro Minniti. Una volta presa questa decisione, che io non ho condiviso, almeno cercare di alleviare o di salvare il più possibile. Già ad agosto del 2017, quindi pochi mesi prima di fare questi bandi, in un'intervista alla stampa lei disse: far rientrare i migranti in Libia significa riportarli all'inferno. Che cosa si aspettava allora da un intervento dentro all'inferno? Beh, bisogna a volte scendere nell'inferno per cercare di alleviare le sofferenze di qualcuno. In un paese come la Libia, nel momento in cui fate dei bandi dove sapete che quei centri già sono dei lager, lei mi dice sono l'inferno, dove non vengono rispettati i diritti umani, dove le persone vengono torturate, non si rischia di diventare complice di quel sistema, farne parte e anzi, come dire, finanziarlo in qualche modo? Secondo me bisognava fare qualcosa. Io sono convinto che sempre bisogna entrare nell'inferno, naturalmente dove ci stanno i diavoli, però riuscire a strappare qualcuno.